Ciao ragazzi, bentornati sul canale, qui sempre Raziel. Oggi video breve su Paladins, non andiamo in gameplay ma vi voglio introdurre, perché è necessario, insomma ci sono state un po' di novità, tutto quello che è stato introdotto con la patch, l'ultima patch, quella che è seguita a Maeve e che ha sostanzialmente rivoluzionato il sistema di carte, crafting, eccetera. Prima cosa in assoluto, infatti, che potete notare è che qui ci sono i cristalli come c'erano prima, ci sono le monete, i coins, ma ci sono anche questi nuovi, queste boccettine, che poi è l'essenza, l'elisir, che ora serve a costruire le carte. Ma andiamo con ordine. Prima voi eravate abituati, almeno fino a quest'ultima parte, a costruire, a comprare le carte con il gold che si ottiene con le ricompense delle quest, in questo caso lo si ottiene ancora nelle partite, eccetera eccetera. Ora cosa potete fare con il gold? Con il gold in sostanza potete comprare solo questa chest, la chest base, che costa 2500 e vi può dare come prima carte, altro oro, che quindi è un po' una presa per il culo, conserve spendere oro per prendere oro, ma vabbè, e oggetti cosmetici che sono però randomici e estremamente rari, quindi insomma 2500 per avere le cartine che non potete scegliere. L'importanza ora dell'essenza è proprio per il sistema di costruzione delle carte. Le carte vanno craftate, hanno un che di magico, e quindi serve un potere magico per costruirle. Andiamo su un campione e vi faccio vedere un po' quello che vuol dire ora. Ci sono, come prima, le rarità delle carte. Ci sono carte verdi, le carte blu e le carte viola. Ovviamente sono comuni, rare e epiche, diciamo. E hanno un costo di elisir ovviamente proporzionale alla loro rarità, perché anche la rarità indica un effetto più o meno figo. Comuni costano 500, le rare costano 1250 e arriviamo alle 5000 con le epiche, credo si chiamino epiche, non so. Quindi voi ve lo comprate come prima, come coi coins, salvo che l'essenza si guadagna un po' più lentamente. E concettualmente poi il loadout funziona come prima, avete 12 punti, vi mettete le carte, eccetera eccetera. Quello che è cambiato però a livello di meccaniche nella partita, e non è un cambiamento da sottovalutare, è l'inserimento delle carte leggendarie. Ogni personaggio ne ha 3, ognuna fa un effetto diverso e potete considerarle come un equipaggiamento aggiuntivo a quello che comprate in game. Perché? Perché sceglierete la vostra carta leggendaria all'inizio della partita e quella resterà per tutto l'arco del game. Non è legata al loadout, quindi non è legata a qui, al deck, non la potete inserire nel deck, il deck lo sceglierete autonomamente in maniera diversa. Torniamo su Pip per farvi vedere che cosa possono fare le carte leggendarie. Le carte leggendarie vi conferiscono da subito un power up, un'abilità che resterà per tutta la partita. Non scalano, non hanno livelli che tu possa aumentare, quindi non ci sono i 4 livelli come le altre carte, ma hanno effetti molto ma molto potenti. Di fatto costano 12.000 di essenza, di elisir, per essere craftate. Pip è un ottimo esempio per far vedere come queste tipologie di carte leggendarie siano situazionali e possano dare un'ottima scelta tattica anche a seconda della partita che iniziate a vedere, un po' per come vi si è costruito il team, un po' per il team avversario, eccetera. Ad esempio, se voi voleste giocare un Pip più curativo, più healer, sapete che la pozione di Pip non è che faccia miracoli, perché ha un cooldown discreto e non cura come altre skill curative, ad esempio di Grover. Ma potete potenziare con la mega potion leggendaria nel momento in cui voi foste l'unico healer, magari, insomma, se il vostro team dipende dal vostro healing, curereste il doppio tutti gli alleati con la vostra pozioncina. Nel momento in cui magari voi aveste scelto Pip avendo già un altro healer in game, non so, Maldamba, non so, Grover stesso, potreste decidere di giocare un Pip più aggressivo e quindi scegliere Catalyst. Cosa fa Catalyst, ad esempio? Beh, vi consente, colpendo con il click destro gli avversari, quindi con l'explosive flask, di marcarli per 3 secondi, e in quei 3 secondi voi farete 40% di danno in più
a quell'avversario marcato, che non è male, e considerate che Pip fa splash damage, considerate che potete marcare più target e che quei target, magari quando sono raggruppati, li bombardereste col vostro danno aumentato di 40% tutti per 3 secondi, chiaro non è che può essere per tutta la partita, però è un impatto notevole se usato bene. Come anche, volete usare un Pip Flank, un Pip molto mobile, vi piace saltellare semplicemente come degli scemi? Prendete Acrobatics e cosa vi fa fare? Vi regala praticamente la skill di Maeve del doppio salto nel momento in cui voi usate la skill di movimento di Pip, cioè l'aumenta tra l'altro di un secondo la durata, e in più durante l'attivazione della skill voi potete fare boing boing doppio salto, potete raggiungere dei livelli di demenzialità di movimento notevoli. Ecco, queste sono le novità. Ovviamente ogni campione ha delle sue carte leggendarie, ognuna fa cose differenti, gli healer hanno il healing potenziato, i damage hanno qualcosa di più stronzo, come ad esempio, non so, Drogoz, il Fire Split, che già fa un danno AOE della bestia. Con combustibile voi praticamente quando colpite la palla che si sta avvicinando ai nemici con un razzo esplode, e oltre a fare danno AOE li butta anche a cazzo di cane in giro per la mappa, quindi li fa knockback e gli fa 30% di danno in più. Sono tutte cose che secondo me danno una chiave molto più complessa, molto più articolata al gameplay. Ben venga che l'abbiano introdotta, c'è persone che si lamentano in massa sul nuovo sistema di crafting, ma secondo me è solo perché si deve livellare un po' la situazione. In tutti i casi io apprezzo come ora l'abbiano settato, perché ricorda un po' la closed beta prima di Steam ed era un ottimo sistema. In questo modo consente anche alle persone di non disperdere troppe energie su tanti campioni, ma secondo me di focalizzarsi su quelli che sono i main e puntare a costruire equipaggiamenti solo per quelle tipologie di personaggio che vengono giocate. L'unico dettaglio negativo che devo far notare, perché io sono uno di quei pochi, ma non così pochi sfigati che lo sta riscontrando, è un problema con i server IREDS. Ho già scritto al servizio clienti, mi hanno risposto che effettivamente hanno dei problemi, poi sono stati gentili nell'indicarmi delle soluzioni che andavano verso il simil hacking sul mio PC per riuscire a potenziare le prestazioni, ma all'inizio sembrava funzionassero, alla fine non è funzionato. Cosa succede? Dopo aver cliccato il play del launcher da Steam, non mi si connette qui, diciamo, non arrivo alla home page perché mi fa loading profile per tipo 3 ore, salvo poi tornare a un altro diverso login che non è quello del play iniziale, ma proprio dove dovresti scrivere i tuoi dati, quindi il nome utente e la password, con sotto una scrittina rossa player disconnected. Ecco, ripeto, la IREDS mi ha detto che ci sono dei problemi ai loro server in questo momento e che probabilmente andranno risolvendosi nel tempo. Però chi fosse inficiato da tale problema, posso condividere la risposta che mi hanno dato il servizio clienti: qualcosina forse, ma forse aiuta. In realtà, ripeto, non ho visto miracoli, perché se il problema si presenta senza se, senza ma, anche facendo tutti i cazzi che hanno scritto loro come soluzione. Però in realtà hai visto mai che qualcuno è più fortunato e potrebbe aiutarlo. Quindi se aveste questi problemi scrivetemelo nei commenti. Io spero che questo sistema ora sia un po' più chiaro. Dalla prossima puntata torniamo a vedere i gameplay nudi e crudi, e sarà il turno di Makoa. Quindi se volete commentate, condividete, iscrivetevi, lasciate un like, passate dalla pagina Facebook a farmi un saluto che mi fa solo che piacere, e io come sempre vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao, alla prossima!